Benvenuti e bentornati amici del Cancro, qui è Karma Rosso con le letture della luna che va dal 23 di aprile al 21 di maggio. Cerchiamo di vedere che energia c'è in ballo per voi, prima con l'energia generale e poi quella dell'amore. Allora, ok, questo è per me. Allora, energia generale per il Cancro, per la luna del 23 di aprile. Al 21 di maggio. Facciamo così. Energia generale per la luna che va dal 23 di aprile. Mamma mia. Abbiamo molti pensieri per la testa, probabilmente. A vedere qui quello che succede. Allora, è sicuramente un viaggio all'interno della vostra essenza, quindi l'emotività, l'autoriflessione, il chiedersi che cosa devo fare, ho fatto giusto, ho fatto sbagliato. Forse per voi questa serie di autoanalisi interiori che applicate si deve dare tributo, colpa del fatto che qualcuno è probabilmente entrato nella vostra vita oppure è ritornato nella vostra vita, perché qui vedo un incontro, c'è una persona qui, una situazione karmica, possiamo dire. Quindi che si tratti di lavoro o d'amore in realtà non cambia, perché questa persona già l'avete conosciuta, già sapete chi è. Può essere del vostro passato di questa vita, ma io credo che qui stiamo parlando anche di un passato diverso, no? Quindi anteriore. Questo incontro vi fa pensare, non dico ragionare, ma sicuramente pensare. E la vostra tecnica probabilmente è: con il tempo scoprirò che cosa voglio fare di questo legame che comunque c'è, no? Di questa relazione. Ripeto, può essere anche una relazione di lavoro. E quindi confidate molto nel fatto che al momento giusto capirete che la verità sarà rivelata. È un processo che vi dirò non è fallimentare, però presuppone che abbiate del tempo a disposizione e che vogliate usarlo in questo modo, quel tempo. Perché io direi, se è una situazione che vi dà problemi, ed è per quello che state pensando, altrimenti non pensereste e non saremmo qui a fare questa lettura, perché temporeggiare? Perché sperare di vedere magari i vostri dubbi cancellati? Se avete dei dubbi, evidentemente c'è qualcosa che va indagato meglio. È ovvio che il tempo aiuta, ma io qui vedo un po' di come possiamo dire, un atteggiamento che dice: sono stanco, non voglio neanche pensarci, sarà quel che sarà, io lascio che sia. In realtà non è un esito negativo, ripeto, non è un esito negativo, però è un'attitudine così disinteressata alla propria vicenda, alla propria vita, che quasi sembra non appartenere al Cancro. Sicuramente, come tutti i segni, anche lui avrà fatto le sue trasformazioni in questo periodo, non ci metto dubbio assolutamente. Però quello che percepisco è che lasciate che in questa occasione la vita, l'energia dell'universo vi scivoli vicino, invece di o abbracciarla o ripudiarla. E quindi l'esito qual è? È di
quasi accontentarsi, prendere quello che viene. Non vi vedo infelici in questo, eh? Anzi, vi va bene così, quindi è quello che importa alla fine. Però ecco, noto un cambiamento, proprio l'energia vostra è diversa. Io non direi che sono qui a sentire un cancro, direi forse che sono qui a sentire di più un vergine, forse. Capito? È quella l'energia. Comunque il risultato è che alla fine effettivamente vi sentite bene, questa luna non vi sfianca. Volete godervela stando in sospeso, credo. Ma infatti siete nella vostra luna, siete nella vostra energia. Proprio la lettura me lo dice dall'inizio. Il cancro così si equilibra. È necessario questo momento. Perché gli consente di sentirsi meno disperso quando pensa o quando riflette. Di solito c'è una grande ansia nel suo pensare, perché è connesso a un sentire un po' confuso. Mentre qui, astenendo la voglia di sentire e sospendendo di conseguenza la capacità di pensare, il cancro trova pace in questa luna. Quindi immagino che sia quello che volete. E che vi fa star bene, vedo che vada bene così, insomma. Anzi, pare quasi che sia una cosa necessaria che poi darà i suoi frutti, quindi chi sono io per giudicare, ok? Andiamo a vedere con l'amore. Forse ci sarà qualche energia che torna. Anzi, probabilmente, visto che comunque la vita non è fatta di compartimenti stagni, no? Allora, per quelli che si ritengono impegnati, ripeto, si ritengono impegnati. Per i cancro che si ritengono impegnati. Per i cancro che si ritengono impegnati in questa luna. Mamma mia, che confusione, cancro. Per il cancro che si ritengono impegnati in questa luna. Credo che abbiate qualcuno magari o nei ricordi o in mira, no? Però non capite com'è che questa persona tarda a mettersi sulla vostra lunghezza d'onda. Quindi cominciate a nutrire dei dubbi su questa persona e a chiedervi se effettivamente sia qualcosa su cui volete puntare e non sia meglio piuttosto abbandonare perché questa persona non cambia, questa persona può fare solo questo, essendo questa la sua natura. Quindi assolutamente riflessione sul fatto che una persona magari a cui tenete non è completamente congruente a ciò di cui avete bisogno. Molti sceglieranno l'allontanamento. Ripeto, molti, è una lettura generale, non vi arrabbiate, non vi date alle ansie. Se avete bisogno di lettura privata, sapete dove trovarmi, ok? Andiamo a vedere quelli che si ritengono singoli invece. Cancro che si ritengono singoli. Ok, i cancro che si ritengono singoli, io potrei probabilmente fermarmi qui. I cancro che si ritengono singoli sono felici di esserlo e non hanno nessuna intenzione di risolvere nessun rebus. Pensano al lavoro, pensano alle loro cose, a farsi la loro vita, a sentirsi bene nelle loro ossa, a avanzare in maniera indipendente, senza pensare ai sentimenti, dicono per ora mi sta bene così. Credo che la mia scelta per questo mese sia pensare a me stesso. Quindi penso che qui la maggior parte dei cancro mi diranno sì. Non vedo arrivi di nuove persone, onestamente, quindi se qualcuno è alla ricerca, cercate, non è che vi dovete basare esclusivamente su quello che vi dico io. Però qui vedo che la maggior parte di chi ha bisogno di sentire questo messaggio saprà che sentirsi in questo modo, cioè non alla ricerca, non dipendenti dall'affetto, va benissimo. È il vostro ok, insomma. Ok, allora, questa era la vostra lettura. Io vi ringrazio di essere stati qui. Come sempre c'è l'appuntamento alla prossima luna o ai prossimi video che caricherò, che comunque, come avrete notato, in questo periodo sono delle dirette. Vi abbraccio e alla prossima luna. Ciao ciao!